nostro ascolto delle confidenze di Dio che fa a un'anima capace di ascoltarlo, ma anche capace di farlo riposare in Lui. Vi ricordate? Questo Dio che vuole riposare nel cuore dell'uomo, il nostro ascolto può sintetizzarsi in una frase che poi è una frase d'amore, o amore dell'anima mia. Se noi scorriamo tutta la Scrittura, dall'Antico al Nuovo Testamento, vi sono una miriade di parole con cui il Signore ci dice che io sono l'amore suo. Nel libro del Cantico li cito solo, in Isaia, in Giovanni. Giovanni è il Vangelo dell'amore, quindi lì esplode tutto l'amore che Dio ha per ogni persona, per ogni anima. I salmi sono stupendi, sono dei canti di amore, dei dialoghi d'amore tra Dio e noi, tra il suo amore e il nostro desiderio di amore. E c'è però una frase bella che dovremmo tutti cercare di farci entrare dentro. Gesù ci ha affidato sua madre. Donna, ecco tuo figlio. E al discepolo che amava, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, ecco tua madre. Maria è veramente colei che non solo ha vissuto una relazione profonda con Dio, ma si è abbandonato a Lui, si è fidato di Lui, ha fatto sì che il suo cuore diventasse il luogo del riposo di Dio. Maria, che noi amiamo, che noi veneriamo sotto tanti titoli, e titoli che ci fanno, che ce la rendono presente nella vita dell'uomo, nella buona e nella cattiva sorte, nei momenti belli, nei momenti tristi, nelle difficoltà. Perché Maria ci è madre, e una madre è sempre presente con i figli, nei figli. La madre, come Dio, vuole riposare nel cuore dei figli. Maria, dicevo, attraverso questa sua fede di abbandono, di fiducia, attraverso il suo aver lasciato riposare Dio nella sua vita, canta al mondo la sua misericordia, richiama questa terra, gli uomini di oggi, come ha richiamato gli uomini di ieri, e come richiamerà gli uomini di domani e di sempre, richiama questo amore di Dio profondo, vero, bello per ogni uomo. Confidare in Maria, lasciarsi prendere la mano da Maria, dire a Maria, fa sì che la mia vita diventi il riposo di Dio, vuol dire sentirsi amati da Dio, scoprire questo amore di Dio, vuol dire tutte le volte sentire nel cuore amore dell'anima mia. E questo amore della nostra vita, appunto, è amore che dà vita. Voi pensate, la nostra vita senza amore dell'uomo, che cosa potrebbe essere? E pensate a una vita senza amore di Dio, saremmo dei falliti, saremmo senza vita. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!